Radio Circuito 29 presenta Ora di Punta. Stamattina, per occuparci di animali, andiamo a New York perché arriva un allarme piuttosto forte. Come sempre, a lanciare questo allarme è Empa. Io mi collego con Empa e con la nostra Lella Gialdi. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Innanzitutto invito sempre tutti a guardare il sito nazionale dell'Empa, www.empa.it, e anche la pagina Facebook dell'Empa Nazionale, perché si trovano tante cose. Tra le tante cose ce n'è una decisamente molto disgustosa, perché a New York esiste un rifugio molto grande chiamato, io lo dico in sigla italiana, ACEC, che come molte leggi americane sono a sfavore degli animali, sopprime i cani catturati se entro 48-72 ore, quindi 3 giorni, non si trova il proprietario o non vengono adottati. Il numero dei cani è elevatissimo, perché parliamo in pochi anni, dal 2010, di un numero elevatissimo di cani soppressi, uccisi, compresi cuccioli, per cui Empa si è mossa anche per chiedere a De Blasio, che è stato rinnovato sindaco di New York, di muoversi in tal senso, dopo che la prima campagna elettorale aveva promesso una maggiore attenzione per la tutela degli animali. E molte aziende che sponsorizzano questo rifugio, che dà ovviamente, fa delle campagne fuorvianti e lo danno denaro, danno fondi per, pensando di salvare gli animali, si stanno lentamente ritirando. Chi volesse aderire, ecco, vada sulla pagina Facebook dell'Empa Nazionale e aderisca alla Mile Bombing, che tra l'altro ha raggiunto 120.000 firme, persone che hanno aderito in pochissimo tempo. Allora, ricordiamo anche tutte le coordinate per chi avesse una intenzione molto sana e bella, quella di adottare uno dei tuoi ospiti presso la sede Empa di Parma. Certo, anche per qualsiasi problema vogliate sottoporci, il numero di telefono è 0521 99 25 19, mandate una mail a presidente@empaparma.it oppure parma@empa.org. Allora Lella, quanti animali avete da dare in adozione? Così facciamo anche un po' un bilancio. Pronto? Non sento più. Ecco, no, dicevo, quanti animali abbiamo da dare in adozione all'Empa? Tanto, abbiamo ancora una lunga scia di gattini, conigli, criceti e cavie, come sempre. Perfetto, grazie Lella, buon lavoro. Sento malissimo. Va bene, allora chiudiamo il collegamento, purtroppo c'è un problema, io vi ringrazio perché è tardi anche per me, chiudo la mattina quella targata Radio Circuito 29, l'appuntamento è rimandato a domani come sempre 9-10 minuti da Michele Bianchi. A tutti voi l'augurio di una buona giornata.